Una folla commossa si è stretta questa mattina attorno alla famiglia di Antonietta Chiovini, la partigiana d'Arsèt spentasi venerdì scorso all'età di 96 anni. Il cimitero di Pallanza ha accolto la salma per il funerale con rito civile. Sulla bara in legno chiaro era adagiato un cuscinetto di rose rosse. La bandiera della pace ai piedi del feretro ad avvolgere per l'ultima volta quella donna che da giovanissima ha sfidato le forze di occupazione, percorrendo impavidi i sentieri che collegavano il fondovalle alla Valle Intrasca. Ai partigiani portava viveri e medicinali. Antonietta Chiovini era la moglie del comandante Marco e sorella del più noto partigiano storico, scrittore Nino Chiovini. Attorno alla famiglia di Derset, nel fine settimana, si è stretta la comunità di Biganzolo, dove l'anziana partigiana viveva. Questa mattina, per l'ultimo saluto, l'amministrazione comunale di Verbania era presente con il sindaco Silvia Marchionini e la vice Marinella Franzetti, ma c'era anche il primo cittadino di Madonna del Sasso, Ezio Barbetta. Una cerimonia semplice, accompagnata dal canto di Bella Ciao. Emozionante nel tratto in cui uno dei tre figli ha tratteggiato il ricordo dell'anziana mamma, che mai nella vita ha dismesso i panni della giovane partigiana impegnata nella difesa della libertà.